video e volevo fare un video tag, però ho trovato su internet, è un gioco praticamente molto carino che si chiama Il gioco delle domande imbarazzanti. Quindi iniziamo subito. Sì, è un tag perché comunque devi sempre rispondere alla domanda. Però comunque è un tipo un gioco, quindi molto carino. Allora, cominciamo subito. La prima domanda. Hai appena cambiato sapone per l'igiene intima e adesso ti accorgi che quello nuovo ti dà allergia. Sei su un tram affollato e senti un prurito tremendo proprio lì. Che fai? Ti gratti furiosamente davanti a tutti o resisti fino a diventare viola? Ma io cercherò ovviamente di resistere, non è che posso andare lì a stare a grattare, voglio dire, no? Cerco casomai con le gambe, oppure di muovermi, di fare così per levare un po' il fastidio, diciamo. Cerco di muovermi con le gambe che le chiudo, cerco di fare certi movimenti così senza farmi vedere più di tanto, per cercare di fermare un po' il prurito. Però comunque nel complesso cercherò comunque di, ovviamente, di aspettare, insomma, ecco, di non fare niente. Seconda domanda. Sei in gita al mare con un gruppo di amici e alcuni di loro, approfittando del fatto che non c'è nessun altro, si tolgono i costumi restando nudi. Tu che fai? Ti spogli a tua volta? Potresti o fai finta di niente? Io non mi spoglio manco morta perché fa schifo al cazzo. Se già sono magra, un bel corpo, allora pensavo pure nuda al mare, guarda, non mi fregherebbe niente. Scusate se sentite il rumore sottofondo, è il treno che sta passando, proprio passa sempre puntualmente quando io sto facendo i video. Ok, è finito, meno male, era un treno corto. Vabbè, no, no, io non ce la farei mai spogliarmi. Dico, voi andate nudi, fatevi come vi pare. Io se vengo tra l'acqua, ma col costume, ma perché nuda proprio, no. Quindi non mi spoglierò di sicuro. Terza domanda. Sei in pizzeria con un gruppo di amici. Quando vedi che tuo padre, ignaro della tua presenza, si siede a un tavolo lì vicino con una bellissima donna che tu non conosci, che fai? Io sto col gruppo dei miei amici, mi alzo e vado da mio padre e me lo mangio vivo. No, ma anche per sapere cosa fa, se uno può essere per lavoro, eccetera. No, mio padre non è possibile, che lavora a Ficcantieri al porto d'Ancona, ante le navi sono tutti uomini, quindi è possibile che è una donna che c'entra. Quindi vado lì, ma non è che faccio il casino, la furia davanti a tutti. Io dico, ciao papà, come va? Faccio così, dopo dico, vieni come secondo che ti devo parlare, va bene, dopo lì ne dico di tutti i colori. Proprio tutti i colori, cazzo, c'è la moglie, cioè in giro con un'altra donna, no? Oppure bella, capirai. E quindi sì, parto subito in quinta, dopo probabilmente lo prendo, lo porto via da lì, lo porto da un'altra parte che non c'è nessuno e ci parlo, giustamente. Quarta domanda. La tua migliore amica si è innamorata e ti presenta il suo ragazzo. Scusate, allora, la tua migliore amica si è innamorata e ti presenta il suo ragazzo. Ti accorgi che piace moltissimo anche a te e anche lui non sembra insensibile al tuo fascino. Dato che comincia a corteggiarti in maniera prudente ma inequivocabile, che fai? No, allora io sono del tipo, se dovesse capitare una cosa del genere che a me pure mi potrebbe piacere, io mi faccio i cavoli miei, non mi voglio intromettere. Io non sono così con le mie amiche e non farei mai una cosa così brutta del genere. Per carità, ci sta che dopo due persone si possono innamorare, non è una colpa. Cioè, può sta, però io, carattere mio, per come sono fatta io, non ce lo farei mai. Se sta a conoscere lei questo ragazzo, cioè insomma ci sta insieme, quello che è, io sto ante il mio. Se lui mi dovesse dire qualcosa, io dico, sta, senti, non voglio far cagnare con la ragazza mia, io non sono proprio il tipo di fare una cosa del genere a una mia amica. Scusate, sto morendo. Se vi vedete luci da qualche punto al sudore. Ad oggi pomeriggio andiamo al mare, oggi domenica, venerdì Roberto, andiamo al mare. Almeno mi vado a rinfrescare un po'. C'ho il ventilatore qua, ma vabbè. Comunque no, riprendendo il discorso, no, non, io direi, guarda, fatta finita proprio, sì, sei un bel ragazzo, tutto quanto, però stai con l'amica mia, stop, finito lì. Non mi di più niente, pezza più l'amica mia che a me, già, nel senso. No, no, non so proprio il tipo di fare queste cose. Quindi direi subito così. Quinta domanda. Non è vero, l'ho detta? Mi pare? No, quinta domanda, scusate. Hai un'amica bellissima che quando esce con te attira l'attenzione di tutti e ti mette involontariamente ma inevitabilmente in ombra e in secondo piano. La conosci da una vita, ma ora che fai? Cambi compagnia in cerca di un tuo spazio? No, sinceramente non mi fregherebbe niente. Io, cioè, sì, se c'è un'amica bella, mi piacerebbe anzi andare in giro con lei, che almeno la gente vede, guarda, questa ragazza è bellissima, no? Quindi mi piacerebbe pure, non è che sono invidiosa o cosa che mi frega in casa a me.
Se una è bella o brutta mi interessa, cioè esco uguale. Però sì, se mi mette un po' dell'ombra, cosa, ma come fregherebbe più di tanto, che alla fine sia una vita che la conosco, so com'è fatta, so che è così, gli vuoi bene lo stesso. Insomma, ecco, basta che non ti fa qualcosa di grave, quindi alla fine non... Beh, un po' di fastidio sì, te lo potrebbe dare, però sapendo com'è la persona, anche se glielo dici, sai che è così, che non può cambiare, tanto le persone non si cambia, puoi migliorare, ma il carattere non si cambia, quindi puoi migliorare, però... casomai lo potrei dire, di guarda che esisto anche io, sì, però alla fine sai com'è fatta, la lasci perdere, insomma, anche per non starci a farci la discussione. Io la penso così, in opinione mia la vedo io così. Sesta domanda: la tua camera confina con quella dei genitori e ti capita di sentirli mentre fanno l'amore, ti infastidisce? Come ti comporti? A me è successo, sinceramente, quando ero più piccola, io veramente stavo proprio in camera con loro. E c'ho un lettino mio da una parte, perché io lì ancora dormivo con i miei genitori, ero piccolina. Scusate un attimo, William, puoi sbassare un pochino la televisione? No, che c'ho William che vede la televisione dopo si sente sta musica. E stavo dicendo, sì, sentivo, mi tappavo le orecchie, poi facevo finta di lagnarmi così capivano che se mi dava fastidio. Invece se sì, c'è un'altra camera di là e comunque li dovessi sentire, no, non mi darebbe fastidio, cioè alla fine se vorrebbe bene sono contenta per loro. E che non gliela faccia dormire, peccato per quello che senti ansia e tutto, e quindi mi darebbe fastidio un po' per quello, solo perché non ce la faccio a dormire, se no in generale non mi dà fastidio, ecco, anzi sono contenta, no? Perché se vuole ne beh. Settima domanda: hai fatto una confidenza sulla tua vita sessuale, molto personale, a una persona che credevi amica, e poi scopri che la notizia è stata divulgata presso mezzo mondo, come reagisci? Ma prima di tutto devo essere certa se è stata questa mia amica a divulgare la mia notizia così molto personale a tutto il resto del mondo, insomma, ecco. Dopo sai, tramite amici d'amici, senti quello, senti quell'altro, senti una persona, due, tre, quattro, cinque persone che ti dice è stata tizia, che è stata sta amica mia, la prendo da una parte e dico scusa, io ti ho confidato il mio segreto, una roba personale, perché l'hai saluta andando a sputtana in giro? Ovviamente gliene parlo, gliene dico tre, quattro, ovviamente, e mi arrabbierei moltissimo, giustamente, perché ti fidi, racconti una cosa a un'amica tua, proprio personale, proprio migliore amica che è amica tua. Ci rimani male, no? Sai che lo va a raccontare agli altri. Ottava domanda. Sei una ragazza a un colloquio per ottenere un lavoro. Il titolare si mostra molto affascinato e ti fa capire che ti darà il posto, ma tu dovrai probabilmente accettare la sua corte e le sue attenzioni. Non si sa fino a che punto lecite. Come ti comporti? Me la vado a cazzo subito, non mi fregherebbe per lavoro, perché ce n'è tanti, l'ha fatto vedere anche sulle Letizie e sulle Iene, che fecero vedere queste ragazze porette che questi qui davano il lavoro, però te mi devi fare questo, mi devi fare quello, sempre successo ovviamente, mi devi toccare lì, mi devi fare lì, eccetera, eccetera. Io non ce la farei mai, per un posto di lavoro non mi fregherebbe proprio niente, né se è un bel figo, né se è un vecchio, né se è una persona mezza età, non me ne fregherebbe niente proprio. Quindi no, non so il tipo, che schifo, no, no, cioè io cosa sono, un oggetto? Cioè una donna ci reputi un oggetto? Quindi... Sì, devo accettare il lavoro tuo, però ti devo fare determinate cose. No, non ci pensa proprio, cioè, però proprio a caso. A parte io rispondo pure male, quindi. Nona domanda. Vabbè, questa qui dice per un ragazzo, io non so ragazzo, però ve la dico lo stesso. Dice la ragazza che hai conosciuto. William, sbassa, per favore. La ragazza che hai conosciuto e corteggiato una sera in discoteca ci sta, però vuole che tu usi il preservativo, altrimenti niente che fa, insiste per farlo senza o va a cercarne uno, la mandi a quel paese? Vabbè, questo è per i ragazzi, l'ho voluta leggere lo stesso. Comunque sotto l'info box metterò lo stesso le domande, anche se io per ragazzo lo metto lo stesso, quindi se lo vuole fare un ragazzo. Quindi questa non ve la dico, la nona. La decima. Tuo padre non si è accorto di te e tu lo vedi all'edicola mentre compra una rivista per solo gay. Come ti comporti? Madonna, speriamo di no. Oddio, rimarrei scioccata un attimo perché comunque, cioè, hai fatto a me con mamma, a un certo punto diventi gay così, un attimo, ci rimani di merda. Beh, mentre lo vedrò lì all'edicola, che lui non mi vede, metti caso, insomma, tutte queste fregne qua, non gli dico niente, però appena arriva a caso, casomai lo chiamo, gli dico, guarda, vediamoci da una parte, voglio sapere spiegazioni per chi ha comprato questa rivista gay. Undicesima domanda. Sospetti che tua madre abbia un amante, che fai?
Io lo domando, io sono una che sempre parla, non è che faccio finta, dico vabbè ce l'ha, non mi frega un cazzo, non gli dico niente, oppure vado a scrutare, vado a vedere, vado a cosa, no, non me ne frega. Casomai posso vedere dal cellulare se c'è qualcosa senza che me se ne accorgo, insomma, tante cose, o se no io lo chiedo direttamente che c'è l'amante. E speriamo di no, perché ammazzo pure lì. Allora, siamo arrivati. Ah, dodicesima domanda. Hai una rivista pornografica nascosta in un cassetto. Ti accorgi che qualcuno in casa l'ha trovata e l'ha rimessa a posto senza dirti niente. Evidentemente tua madre. A parte l'imbarazzo, che fai? Ma finché non mi dici niente, sto zitta, non dico niente. Penso, non lo so, io sta roba non. Pornografia non mi ha fregato mai niente da quando ero fino alla fine. Però penso non fare niente, finché non mi ha detto niente, non farei niente. Però certo, se metti caso la rivista la voglio riprendere, no? Non lo so, questa non la so tanto. Va bene, all'inizio non farei niente, poi si vedrà, non lo so. Oppure lo posso domandare, non lo so, però se non è stata lì, perché lì dice probabilmente tua madre, però non è sicuro, bisogna vedere. Se non era mamma, cioè io l'ho detta mamma, per niente, capito? Sono fatta scoprire che c'è sta rivista pornografica, per niente. No, non dire niente, non dire niente. Tu e il tuo lui, oppure o la tua lei, dipende se è maschio o femmina, vabbè in questo caso sono femmina, quindi tu e il tuo lui fate del petting e siete in camera tua senza quasi vestiti addosso. I tuoi genitori tornano a casa prima del previsto. Senti la chiave nella toppa. Hai solo il tempo di chiudere a chiave la stanza, ma poi? Poi di sicuro mi comincia a vestire, cioè dato che lei dice che siamo quasi nudi, mi comincia a vestire da me. Una sistemata, una pettinata, mettere a posto i vestiti, eccetera. Lui dico di fare lo stesso e niente, finito lì sperando di fare in tempo prima che entrano in casa o in camera, sapendo che poi se ci siamo noi, eccetera. Quindi cerco di fare una roba sbrigativa, di vestirmi subito, mettermi a posto i capelli e tutto. 14ª domanda. Il tuo migliore amico o la tua migliore amica, che conosci dall'infanzia, ti confessa di provare attrazione omosessuale nei tuoi confronti, che fai? Allora, io amo i gay, mi piacciono tantissimo perché sia gay che lesbiche, perché sono molto umani, soprattutto i maschi, sono molto più umani di noi e questa omosessualità io non la vedo così cattiva perché c'è cioè, una persona come un'altra. Allora, io non sopporto casomai i gay o le lesbiche, quelle che ci diventano, perché io gusto, perché sono pervertiti, però quelli che ci nascono, perché ci si nasce in teoria, dopo c'è che si diventa pure, sì, ma perché te lo vuoi te come io devo, io cambiavo e andavo con una donna per provare l'ebbrezza di andare con una donna, no, che schifo mai, però per dirvi, no? Quindi lì ci diventi lesbica, perché ci vuoi diventa te. Oppure lesbiche, io riparlo della donna, te lo porta, può essere che ho varie relazioni che hai avuto con degli uomini, sai che gli uomini sono così, proprio quasi tutti uguali, quindi alla fine c'è di più una donna perché è più uguale a te, eccetera, la pensa più come te, sei donna, donna, insomma. Però quelli che ci diventano non sopporti, quelli che ci nasce proprio, che fin da piccoli sento che si sentono donna dentro, quindi quelli li rispetto e sono più umani di noi, mi piacciono tantissimo. E niente, che fo, parlo della migliore amica mia, cioè c'ho loro due, c'ho Sara e Beta, se loro diventano lesbiche, che ne so, che c'ho proprio attrazione per me, dico guarda io non ce l'ho, lo sanno in parte comunque, quindi non penso, anche se comunque ci dovrebbero avere un'attrazione verso di me, loro lo sanno che a me piacciono gli uomini, sto con Roberto eccetera, c'ho anche un bambino, quindi direi guarda, distanze nel senso no, su quel lato lì, proprio quando si esce tutto va bene, però per quel lato lì, distanze proprio, insomma ecco. Cerco di farglielo capire il più possibile. Poi, 15ª domanda. Scusate, io guardo un TPC perché per scrivere tutta sta roba mi piange un colpo. 15ª domanda. Un intraprendente simpatico fotografo ti chiede prima di posare delle foto. Poi vorrebbe anche fotografarti nuda. Ti offre un'allettante cifra di denaro e si tratta solo di nudi, non scene di sesso. Che fai? No, perché per come sono fatta io, però io se ero magra, insomma, giusta, normale, accetterei volentieri, non mi fregherebbe il cazzo. Però adesso, come sono adesso, così, no, mi spoglierei manco morta. 16ª domanda. Una persona amica ti confessa di essere interessata allo stesso ragazzo o ragazza che piace a te senza che lui o lei lo sappia. Ti chiede un consiglio, tu che fai? Cerchi di scoraggiare il rivale, gli dai un consiglio sincero senza accennare al tuo medesimo interesse e gli dici tutto? O qualcos'altro. No, se a me mi piace un ragazzo che comunque sto ragazzo non sa di me, di lì a che ci può piacere a lui, insomma, sta roba qua. Oppure
ovviamente a quest'altra ragazza, che è un'amica, che non è proprio un mio amica, come dicono, cercherò di deviare il discorso, perché dato che interessa a me, ovviamente ci vorrei provare io, per dirvi, no? Quindi, dato che non è una migliore amica o solo conoscente così, un'amica così, che ne so, qui dice aspettate. La cerco di scoraggiare, esatto, sì, la cerco di scoraggiare proprio. Sedicesima domanda. Non è vero, scusate, la 17ª domanda. Un pervertito. Coglioni. Allora, scusate. Un pervertito spesso e volentieri ti segue mentre torni a casa e ti importuna, ad esempio, aprendosi impermeabile come fanno di solito i maniaci. Come ti comporti? Gli rispondo subito e sua cugina che mi ha cagato addosso. E invece dico, oh, ma che cazzo vuoi? Oh, ma te levi dal cazzo? Io sono proprio così, eh. Rispondo dopo male, quando mi gira rispondo malissimo, cerco di rispondere comunque in qualche modo. Certo, bisogna stare attenti che questa gente, se sa mai, c'è proprio un coltello, una pistola, un cazzo, una roba. Oppure se mi mettiamo addosso, io se ce la faccio pure, ma più in basso comunque temiamo lo stesso. Cerco comunque di rispondergli di fare un qualcosa, insomma. Di rispondergli, ma male, proprio di brutto. Oddio, che fa schifo di brutto. Non so, un pervertito di merda, non so, venire di tutti i colori. 18ª domanda. Sei sull'autobus e qualcuno lì attorno ti palpa il sedere. Mi è capitato, ragazze. Hai dei sospetti su un tale, come ti comporti? Una volta mi era capitato nell'autobus. Cioè, la gente dell'auto si era girata tutta e stavo in fondo all'autobus. C'era questo di dietro proprio, questo qui il culo mio fa finta, questo con la mano proprio così mi ha fatto, proprio così. Mi sono girata, ma come cazzo te permetti? Gli ho dato anche la spinta, oh, mongoloide, gli ho detto. Tutta testa di cazzo, gli ho detto, tutti i colori. Ma cazzo te permetti? Gli ho detto, cammina qua, la gente tutta girasse, questo tutto cuscì zitto, non ha detto niente. Dopo è sceso. Vabbè. Poi, 19ª domanda. Un tuo amico ti confessa di essere andato con un transessuale e ti invita a fare altrettanto, lodando quell'esperienza trasgressiva ed eccitante. Come ti comporti? E dico, a me lasciami perdere dalla vita tua personale, di quello che fai, se vuoi andare con una donna, con un uomo, con un transessuale o con quello che ti pare, fa come ti pare, ma a me non mi ci mette di mezzo, perché non so così, non voglio provare. Se vuoi sapere la tua esperienza, è stata bella o sono stata contenta per te, gli dico, però io a me non mi cagare il striscio, a me non mi rompe le scatole, che io proprio non ci andrò. Manco morta, cioè, voglio dire, no. Quindi risponderei così. 20ª domanda. Gli amici del tuo gruppo decidono di andare a puttane. Se non ci vai, vabbè, questo è per gli amici. Passi da team e da sociale, che fai? Vabbè, questo è da maschio, quindi niente. 21ª domanda. Ne manca altre due, poi abbiamo finito. Non vi rompo più. Allora, 21ª domanda. Una persona a te cara lascia a casa tua una borsa contenente il suo diario. Tu sfogli le prime pagine e scopri cose molto piccanti, insospettate e privatissime. Che fai? Continua a leggere? No, non so, proprio curiosa così al massimo, potevo andare a vedere veramente cosa c'è scritto. Lascio perdere, cioè, voglio dire, dopo. Cioè, appena qui dice che leggi le due pagine, chiudo il libro, non me ne fregherebbe niente, sto diario, quello che sia, e la chiamo, o lo chiamo dicendogli, guarda, hai lasciato il tuo diario qui a casa mia, eccetera, eccetera, però non continua a leggere, no. Non so così. 22ª domanda, come se uno, scusate, come se uno lo facesse con me, cioè a me mi darebbe fastidio che viene a leggere robe mie private, quindi no, mi metto i panni dell'altra persona. 22ª domanda, i tuoi amici si ritrovano in casa di uno di loro e viene messa nel videoregistratore una cassetta porno. Mi è capitato, tutti lo tirano fuori e cominciano a, no, questo qui non mi è capitato però, e cominciano a masturbarsi. Tu che fai? Allora, a me mi è capitato di andare, quando ero più fiera, avevo 16 anni, no, manco, 14-15 anni. Stavo a casa da amici, c'era due ragazzi che avevano messo sto video porno. Io subito a dire, no, no, spegnete, spegnete, non guardavo, stavo così, intanto facevo così per te, stava spento, no, porca miseria, sono da questi che si ingroffinavano sopra uno all'altro, vabbè, ce lo perdi. E dicevo, no, spegni, spegni, però che se masturbano, no, beh, certo, se dopo io invece mi dovesse capitare che sto a casa da amici, in metà casa se cominciano a masturbare, più me la vado dal cazzo proprio, dico, fate schifo proprio, siete pervertiti proprio. Me prendo e me levo, vado via proprio, non ci sto manco morta. Vede loro che si masturbano. No. 23ª domanda, l'ultima. Questa non ho capito che dice, c'è su un NG, non so cos'è. Boh, se lo sapete qualcuno di voi commentatemi, mi raccomando, sotto questo video. C'è su un NG un personaggio che ha fama di essere più bello di Usenet dopo Lonely Wolf e che si chiama Asimov e che scrive post interessantissimi e brillantissimi. Tu sei una giovane donna molto attratta da lui.
Ti piacerebbe conoscerlo? Che fai? Ti tocchi senza osare farti avanti? Ti metti in evidenza sul NG sperando che lui ti contatti? Le scrivi per prima fingendo di aver sbagliato tasto nel rispondere? Oppure proponendoti come corrispondente vincendo l'imbarazzo? Gli mandi una tua foto nuda senza altri commenti? No, io penso che, dato che io so che sono attratta da lui, un bel ragazzo, però io non ci avrei lo stesso coraggio. Infatti sono il tipo che aspetto sempre l'uomo che te viene a rompere il cazzo, perché l'uomo è il cacciatore, la donna è la preda. Adesso invece le donne, vede chi da quello ti è bello, così fanno questo. No, non so il tipo proprio. A parte non so, timida, non pare, ma non ce la farei di persona così proprio, no? E quindi no, casomai mi manderei un messaggio sbagliato. Proprio dico, oh, ciao, come vai? Oh, ci vediamo, per dire, no? Lui mi dice, oh, ciao, dico, oddio mio, scusa, ho sbagliato chat, sai, da amica mia, da amico mio, che ne so, la cazzata, no? Farei così, sbaglierei messaggistica in caso. E niente, ragazzi e ragazze, questo video finisce qua. Questo qui è stato il gioco delle domande imbarazzanti. Io spero che vi sia piaciuto. Se lo fate anche voi, sarò felice di vedervelo, perché voglio dire quello che risponderete. E sotto all'info box, ovviamente, vi lascerò tutto il quesito, insomma, tutte le domande, così lo potete fare tranquillamente. E niente, io spero che vi sia piaciuto. Spolliciate questo video, mi raccomando. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!